il do it yourself, ma nella sua forma più economica. Non già costruire qualcosa, quanto piuttosto riciclarlo letteralmente dalla spazzatura. Benvenuti, io sono Grizzly e questo è Deep Dark Diary. C'è chi è abbastanza bravo con il fai da te e magari si mette a fare dei mobiletti o piccoli lavoretti d'artigianato domestico. Ho una strana sensazione di déjà vu. Scherzi a parte, dopo aver affrontato nello scorso episodio il do it yourself dei forgiatori, oggi è il momento di parlare degli ebanisti. Sto parlando di maker capaci di realizzare dalla più semplice mensola al più complicato armadio polifunzionale, magari pieno di scomparti segreti e chissà quante altre amenità. E mai, come in questo periodo storico, il maggior successo è per quei canali, soprattutto provenienti da Cambogia, Vietnam, Singapore, India, Pakistan e Thailandia. Sì, insomma, praticamente quelle nazioni i cui creator hanno imparato a cavalcare l'onda dei survivalist. Anche se in questo caso l'idea sembra maggiormente quella dei recuperatori, dei restauratori. Più che trovare qualcosa a cui ridare la vita originale, l'idea è di recuperare qualcosa dai rifiuti per poterla riutilizzare in maniera più creativa. In questo caso mi riferisco a scarti di legno provenienti magari da demolizioni o da vecchi pallet consumati e rovinati. In questo caso, dall'idea di recuperare qualcosa dai rifiuti per costruire qualcosa di nuovo e di utile, abbiamo due grandi scuole di maker. Da una parte quelli che si limitano a realizzare qualcosa di grezzo, ma fondamentalmente adatto allo scopo. Ed ecco che avremo magari una bella poltrona o una scrivania abbastanza funzionale, in cui però è piuttosto evidente l'origine del legname di scarto o del pallet da cui è tratto. Ma anche degli eccellenti ebanisti, che dopo aver pulito, curato, piallato e ripristinato il più possibile ogni singolo listello di legno, non lesinano il lavoro di incollatura, lucidatura, pareggiamento e verniciatura, spendendo tempo, cura, attenzione per i dettagli e robuste quantità di olio di gomito, per realizzare mobili d'altissima classe, che è persino difficile credere abbiano un'origine umile come un pallet. Non mancano quelli che riescono a recuperare persino trucioli pregiati per riutilizzarli in abbellimenti artigianali degni, per esempio, dei più bravi ebanisti francesi del XVIII secolo. E riconosco che, nonostante fra le due scuole di maker sembra esserci letteralmente un abisso, ci sono eccellenze e grandissima capacità sia di inventiva che di lavorazione del legno in entrambi i casi. Inoltre abbiamo chi magari si è specializzato nelle attività di intaglio, chi nella produzione di grandi manufatti e mobili, ma anche chi risulta essere letteralmente il mago del tornio. Oppure quelli che fondono il legno alla resina trasparente, creando poi dalla ciotola centrotavola alla tazza da tè di grandissimo pregio. Purtuttavia, così come per il metallo fuso, anche lavorare il legno può significare restare a contatto con apparecchi o situazioni che possono risultare in gravi incidenti. E quindi ci può stare che qualcuno guardi questi video più per invidia di non poterlo fare, più che per voglia di prendere l'ispirazione e farsi qualcosa di simile a casa. E questa è proprio la mia domanda. Voi guardate degli ebanisti o dei riciclatori di legname? Lo fate perché siete curiosi, o perché vi hanno dato magari qualche idea interessante da realizzare in casa, o per spingere un po' il vostro lato fai da te? Oppure no, meglio lasciare che siano gli esperti a fare lavori artigianali su misura e voi restate dei semplici spettatori? Parliamone. Bene! Io sono Grizzly, e questo era Deep Dark Diary, il contenitore che ogni ultima domenica del mese ci porta a fare un viaggio lungo il lato oscuro del folklore, della cultura o della tecnologia. Noi ci vediamo al prossimo episodio!